Non vedo l'ora di dire a mia madre che ti ho conosciuto. Tu sei tu, però, l'uomo che ho amato più di ogni altro. Non che abbia amato gli altri, come poteva. Con mio padre morto e distante e per niente liberale. Certo, aveva le sue ragioni. Ma come spesso accade in questi casi, tutto il mondo gli è passato accanto ignorandolo. Qualche volta vorrei fargli una carezza sulla guancia e dirgli: papà non ti hanno dimenticato. Verranno a portarti i fiori sulla tomba e a raccontarti i loro desideri e segreti, perché tutti hanno piena fiducia in te. Ma questo con mia madre non aveva niente a che fare. Mi aveva portato alle Barbados, dove avevo conosciuto le squadre di cricket Inghilterra e West Indian, così bianche e immacolate. Poi ho viaggiato in molti altri posti: Honolulu, Congo, nel Poveri, nel Bronx, nella Old Compton Street, nell'Unter den Linden, sotto al tunnel Blackwall e nei Wormwood Scrubs. E ho visto orde di donne e uomini, gente di ogni genere che si strofinavano l'un l'altro. Agli angoli delle strade, in tutti i vicoli e gli anfratti, e chiedevo loro di abbassare la musica. Dicevo: vi scongiuro, abbassatela, vi imploro di abbassarla. Scongiuravo mia madre di abbassare la musica. Dicevo: non te l'ha detto il medico, mamma? Quando ero piccola, il medico non ti ha detto che ho le orecchie molto sensibili? Quale medico? Aveva detto. Allora mi ero voltata. Ero entrata in una camera da letto e qualcuno mi aveva scopato.